0-0 tra Virtus Lanciano e Vicenza. Nella Virtus Lanciano turno di riposo per Zeduardo, al suo posto c'è Crecco, poi confermata la linea difensiva Pucino, Aguilanti, Amenta, Mammarella davanti ad Aridità. Non ci sono novità in attacco perché Di Francesco viene ancora preferito a Lanini, che sembrava dovesse essere lui stavolta il titolare. Quindi l'unica novità è Crecco al posto di Zeduardo. Nel Vicenza chiaramente non c'è Brighenti, qui è dedicata quella maglia prima dell'inizio della partita, con i due capitani a centrocampo. In attacco ci sono l'ex Leonardo Davide Gatto con Rajcevic e Laverone, a centrocampo Cinelli, Urso e Vita, parte dalla panchina Galano. Inizio di gara con questo traversone, il tentativo di correzione da parte di Rajcevic, palla di poco fuori, ancora il Vicenza con Rajcevic che si fa vedere, la conclusione viene deviata in calcio d'angolo da Aridità, due volte pericoloso l'ex attaccante della Lucchese di Galderisi, Filip Rajcevic, che era anche finito nell'orbita del Teramo qualche settimana fa. Ancora il lungo attaccante slavo che si gira, il suo destro è però facile preda di Aridità. Ancora il Vicenza che ha fatto meglio nel complesso rispetto alla Virtus, con un destro centrale di Laverone, ancora parata di ordinaria amministrazione per Aridità, che trema su questo affondo dell'ex Leonardo Gatto, e qui è molto bravo Aridità. Questa non è una parata di ordinaria amministrazione, serviva molta attenzione e buoni riflessi, li ha avuti Aridità sull'ex Leonardo Davide Gatto. Qui la rovesciata debole centrale di Ferrari sugli sviluppi di un'azione d'angolo, rivediamo il gesto acrobatico di Ferrari. Poi ancora Virtus Lanciano in attacco, c'è il pallone giocato dalle retrovie da Amenta, il suo sinistro violento e vigorito blocca in due tempi, poi gioco fermo per una posizione di fuorigioco fischiata a Ferrari. Si fa male Mantovani nel Vicenza, al suo posto entra Gagliardini, ma la sua partita durerà una decina di minuti. Per questo scontro con Pucino i due resteranno a terra, ma Pucino proseguirà mentre Gagliardini finirà all'ospedale per accertamenti. Allora dentro anche Galano nel Vicenza, con Marino che deve fare ulteriori spostamenti nello scacchiere della squadra. Questi invece è Roberto D'Aversa, il Vicenza che ha questa chance con l'affondo e la conclusione alta sopra la traversa sempre di Gatto, che ha giocato davvero una buona partita da ex. Ma la Virtus sale di livello nella ripresa, c'è Piccolo, il suo assolo, il suo sinistro che lambisce l'incrocio dei pali, gran giocata per Antonino Piccolo. Poi Mammarella dalla bandierina, respinta corta della difesa, ancora la conclusione di Piccolo deviata da un difensore vicentino, la palla si perde fuori di un soffio, a vigorito battuto. Poi Mammarella lascia la punizione a un compagno di squadra, a Bacinovic, ma il tiro finisce fuori. Esce tra gli applausi Leonardo Gatto, che apprezza e ricambia, entra Giacomelli al suo posto, Gatto che prende la via della panchina. Nel finale la punizione alta di Cristian Galano, il Robben delle Puglie, eccolo qui Galano, e qui siamo con le immagini sul rosso di Pordenone che espelle Marino nel finale convulso. La Virtus Lanciano si butta in avanti, cerca il colpo grosso e per poco non lo trova con il colpo di testa del neoentrato Lanini sul cross dalla destra e con il destro che non è il suo piede di Mammarella, ma finisce 0-0